Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Oggi ragazze e ragazze parliamo di un caso, a mio parere, alquanto interessante. In questa storia c'entrano le cose birichine, la 50 sfumature di grigio. Questa è la storia di una ragazza di nome Elaine O'Hara, che nasconde da anni un oscuro segreto. Partiamo immediatamente a delineare la nostra storia partendo dal luogo in cui ci troviamo. Siamo in Irlanda, più o meno nei pressi di Dublino. È il 13 settembre del 2013 e una ragazza di nome Magli Vernier, un'addestratrice dei cani, sta facendo una passeggiata nei terreni boscosi ai piedi delle Dublin Mountains, in quanto aveva il permesso del proprietario del terreno, ossia Frank Doyle, di camminare nella sua proprietà privata con i suoi cani. La ragazza lascia liberi i cani di scorrazzare in quanto sono ben addestrati e insomma non sono mai soliti scappare o allontanarsi troppo. Millie però, uno dei cani del gruppo, ad un certo punto sembra fiutare qualcosa in quanto si allontana correndo ed abbaiando. La ragazza quindi lo rincorre tra una strada e l'altra in quella zona boscosa, ritrova qualcosa di davvero molto, molto macabro, ossia ossa umane. Quella zona è davvero piena di ossa e tra tutte quelle ossa risalta una gabbia toracica. La ragazza inizialmente pensa sia semplicemente la carcassa di un animale, forse un cervo, ma inoltrandosi un minimo nel sottobosco, trova dei pantaloni di una tuta di colore blu. Quella tuta la ragazza pare strana, quindi la sfiora, la tocca con un piede e in effetti scopre che quella tuta avvolge una scarpa. La ragazza a un certo punto sente il suo cane che sta tornando, Millie, ma ancora non lo riesce a vedere tra la boscaglia. Ebbene, quel cane riappare con in bocca un osso. A questo punto la ragazza capisce che quei resti non sono assolutamente resti animali, ma sono resti di ossa umane. Ma facciamo un passettino indietro, torniamo al 24 agosto del 2012. Siamo alla centrale di polizia di Dublino e un uomo di nome Frank O'Hara entra nella stazione per denunciare la scomparsa di sua figlia. Viene accolto da un agente di polizia di nome James O'Donoghue, a cui dice: non so dove sia andata, ma temo che le sia successo qualcosa, perché la sento ogni giorno. L'agente chiede a Frank il nome di sua figlia e l'uomo risponde: mia figlia si chiama Elaine O'Hara. Elaine è sparita da 2 giorni, nessuno l'ha più vista o sentita. Frank non riesce proprio a contattarla, è davvero in apprensione. L'agente quindi chiede a Frank di descriverla. Il padre lì per lì dice: ha 36 anni ed è la migliore figlia del mondo. A primo impatto Frank alla polizia riesce solo a dire questo per poi scoppiare in lacrime. Quando Frank si riprende dice all'agente che Elaine è alta circa 1,60 m, gli ha i capelli corti color castano chiaro tendente al biondo. Elaine è una donna gentile, generosa. Ma suo padre spiega agli agenti che suo figlio in effetti aveva qualche problema. Elaine non è mai stata una donna troppo estroversa, al contrario è una donna che tende a chiudersi, fino a rimanere sola, perché purtroppo deve convivere con una depressione. Elaine era anche stata autolesionista, ma non si preoccupava di coprire le sue cicatrici e infatti indossava tranquillamente le maniche corte. I problemi di Elaine sono iniziati circa 20 anni prima, più o meno, in adolescenza. Elaine è nata il 17 marzo del 1976 a Dublino, in Irlanda, e di base ha sempre vissuto lì. Ha dei chiari problemi a scuola, in quanto Elaine è vittima di bullismo, e purtroppo ad un certo punto perde una sua professoressa che le sta molto molto a cuore. Per Elaine, la professoressa Claire stava iniziando a diventare una specie di confidente, e quando viene a mancare, per la ragazza quello diventa un trauma da affrontare. All'età di 16 anni Elaine prova a togliersi la vita, ma fortunatamente sua madre se ne accorge e quindi riesce ad agire in tempo per salvarla. I suoi genitori, nonostante questi problemi, però non la giudicano, anzi provano a darle ciò che le serve. Di conseguenza la portano da un medico psichiatra con cui Elaine continuerà a fare terapia per davvero molto molto tempo. Le viene diagnosticato anche un disturbo borderline della personalità, oltre alla depressione. Ma per Elaine purtroppo i problemi non finiscono lì, perché non si limita ad avere delle difficoltà a livello mentale, ma soffre anche di diabete, di asma e di dislessia. Tra i 20 e i 30 anni Elaine ha forti momenti di ansia e di depressione, ma finalmente trova qualcosa che la fa stare meglio. Elaine trova un po' di pace e la trova con i bambini. La donna infatti lavora spesso con i bambini piccoli, va spesso a casa loro per aiutarli a fare i compiti, quindi inizialmente Elaine è una specie di babysitter, ma sta facendo anche degli esami per diventare maestra d'asilo. Elaine sta davvero benissimo con i bambini e, considerando tutte le sue problematiche, trova sia più piacevole passare del tempo con loro che con gli adulti. Arriva il 2001, quando Elaine trova un lavoro come assistente per l'infanzia in una scuola elementare a Dublino. In quella scuola elementare lavora anche la madre di Elaine. Infatti anche sua madre fa l'insegnante
ed è molto protettiva nei suoi confronti. Elena è al settimo cielo, è felicissima, ma purtroppo sua madre si ammala di cancro e dopo 6 mesi viene a mancare. Questo è un altro duro colpo per Elaine, un altro trauma, ma ovviamente è un duro colpo per tutta la famiglia di Elaine questo evento. Dopo la dipartita della madre, Elaine si appoggia al 100% a suo padre per avere amore e sostegno. Suo padre non le dimostra solo amore, ma l'aiuta anche in senso economico e le compra una casa tutta sua a Blackrock, un sobborgo di Dublino. Elaine in effetti è molto legata a suo padre perché è l'unico genitore che le è rimasto. I due di conseguenza sono molto uniti e di solito parlano ogni singolo giorno. Elaine purtroppo a livello economico non se la passa egregiamente e non perché non riesca a permettersi una casa, ma perché fa davvero fatica a comprare lo stretto necessario per vivere con i soldi che guadagna. Elaine inoltre ha diversi problemi di salute, come vi ho detto prima soffre di diabete, di asma. E inoltre soffre di un disturbo borderline della personalità e di depressione. Purtroppo i soldi per le visite mediche non sono poche ed Elaine è costretta a chiedere una mano a suo padre. L'uomo non ha mai avuto problemi e ha sempre aiutato la figlia come meglio ha potuto, sia dal punto di vista salutare quando era più piccola, che dal punto di vista economico quando Elaine effettivamente è adulta. Ma non guadagna abbastanza per mantenere una casa e tutte le visite mediche annesse. Nel 2008 Elaine si trasferisce nuovamente in un appartamento economico in Bellamere Plaza, a Stepside, un villaggio della periferia di Dublino. Purtroppo, nonostante gli aiuti preziosi di Frank, col passare degli anni i malesseri di Elaine diventano sempre più grandi ed evidenti. Non riesce letteralmente più a gestire i suoi problemi, che in realtà, di fatto, erano numerosi. Elaine giunge a un livello di stress troppo alto da sopportare. Non ce la fa più. Arriva infatti il 14 luglio del 2012, quando Elaine si ricovera in un ospedale psichiatrico. La ragazza sta male e ha paura di questo malessere, ma nonostante questo suo padre è sempre al suo fianco. 3 settimane dopo Elaine finisce il suo trattamento ed è davvero entusiasta di aver portato a termine il suo percorso, anche se permettetemi di dirvi che a me 3 settimane paiono un po' pochine. Ovviamente siete liberissimi di correggermi se sbaglio. Quando Elaine esce dall'ospedale, ad aspettarla c'è sempre suo padre. È l'ora di pranzo del 22 agosto del 2012. La prima cosa che fanno padre e figlia è andare a visitare la tomba della madre al Shengang Cemetery. Elaine si emoziona ancora di fronte a quella lapide, piange, si rimette in sesto un attimo, si sistema, abbraccia suo padre e gli dice che se ne deve andare, in quanto il giorno dopo sarebbe dovuto andare ad un festival chiamato Tall Ships Races, che di base sono gare di addestramento alla vela. Questi ritrovi sono organizzati per incoraggiare l'amicizia internazionale e la formazione dei giovani nell'arte della vela. Passa il giorno del festival. Il 23 agosto del 2012, quindi il giorno dopo, Frank scopre che sua figlia a quel festival non c'è mai andata. Il padre ha chiamato più volte sua figlia al cellulare senza avere risposta. Quindi si è recato a casa sua perché era davvero molto in pensiero. L'uomo ha la chiave di scorta della casa di sua figlia. Quindi inizialmente prova a bussare la porta per un po', ma nessuno gli risponde. Quindi apre la porta con la chiave ed entra nell'appartamento di sua figlia. Frank è alquanto tranquillo, inizia a chiamarla per nome, convinto di ritrovarla in casa. Capitava spesso che infatti la ragazza avesse delle crisi depressive e quindi si isolasse completamente per giorni. Però c'è un fatto. Elaine non è in casa. Appena Frank entra in casa, sente il cellulare di sua figlia squillare. Elaine non è in casa, ma il suo cellulare sì. Quella è una cosa strana, non capita mai, in quanto la ragazza con i suoi problemi avrebbe potuto sentirsi male ovunque. Il telefono è stato sempre un mezzo molto utile per chiedere aiuto in caso di malessere. Frank al telefono di sua figlia aveva mandato un messaggio chiaramente ironico, anche se posso capire che in questo caso potrebbe risultare sospetto, ma ragazzi, non vi nascondo che spesso e volentieri questo modo di dire l'ho usato anch'io, perché Frank scrive a sua figlia: «Hey, sei ancora viva?» Che è un po' come dire: «Ehi, che fine hai fatto?» Elaine a quel messaggio non gli aveva mai risposto e Frank, ora vedendo il telefono a casa di Elaine, capisce il motivo. Elaine non aveva con sé il suo telefono. Passa un altro giorno, ma ancora di Elaine non c'è alcuna traccia. Quindi Frank, il padre di Elaine, e Sheila Hawkins, la sua compagna, cominciano a indagare. Tornano quindi nell'appartamento di Elaine e Frank, guardandosi intorno, si rende conto che dal giorno prima la casa è rimasta identica, non è cambiato nulla. Elaine non sta davvero rincasando. Sheila va immediatamente verso la camera di Elaine, mentre Frank, in salotto, nota la sua borsa. Sheila è uscita senza prendere neanche i soldi e i documenti? È un po' strano. Frank quindi urla a Sheila, che sta ancora guardando tra le cose di Elaine in camera: «Ha lasciato qui anche la sua borsa, oltre che al cellulare!» Sheila lo sente, ma continua a frugare nei cassetti dei mobili della camera di Elaine. Poi apre la cesta di panni sporchi e trova una tutina in latex.
Ebbene, questo tipo di oggetto si usa per le pratiche alla 50 sfumature di grigio. Però, nonostante Shay abbia effettivamente trovato quella tuta, non dice nulla a Frank, in quanto quella tutina non sa cosa voglia dire e se possa comportare davvero un pericolo per Elaine. D'altronde, le relazioni alla 50 sfumature di grigio, se sono consensuali, non hanno alcun problema. Di conseguenza, Shayla evita di dire al padre di sua figlia e al suo compagno di aver trovato quel tipo di indumento. Magari si tratta davvero di come Elaine ama vivere i rapporti amorosi, e su questo non c'è nulla di male. La scoperta di Shayla però porta inevitabilmente ad una domanda: Elaine aveva dei segreti? Per carità, tutti li hanno. Ma già quello che Shayla ha scoperto è un segreto alquanto grande, alquanto importante. E se Elaine avesse taciuto altre sue situazioni? Frank non sa che pensare, quindi inizia seriamente a preoccuparsi. Contatta anche l'ospedale psichiatrico dove era stata ricoverata Elaine per sapere se per caso era lì, ma non ottiene risposte positive. Frank a questo punto si reca alla tomba della moglie e in effetti lì trova parcheggiata la macchina di Elaine nel parcheggio del cimitero del Shangang Cemetery. La macchina è aperta, all'interno ci sono delle sigarette, un accendino e un caricabatterie non compatibile con il telefono di Elaine. O meglio, col suo solito telefono. E Frank in effetti conosce solo il telefono che Elaine ha lasciato a casa prima di sparire nel nulla. Il padre, dopo aver trovato la macchina di Elaine parcheggiata fuori dal cimitero, si preoccupa. La figlia aveva gravi problemi psicologici e quel cimitero si ritrovava proprio sul mare. Quindi il pensiero dell'uomo va immediatamente ad un ipotetico suicidio. Il 24 agosto del 2012 la polizia emette un avviso di ricerca per Elaine O'Hara. Le sue amiche provano a chiamarla più volte, le lasciano messaggi in segreteria per chiederle di tornare a casa, nel vano tentativo illusorio di far arrivare quei messaggi a quella donna, quando sappiamo benissimo che Elaine, prima di sparire, il suo cellulare l'aveva lasciato a casa. La polizia a questo punto decide di controllare le videocamere di sorveglianza del palazzo in cui abitava Elaine ed in effetti vede dei filmati del 22 agosto del 2012. Elaine, dopo aver salutato il padre, è rincasata verso le 16:29, poi però è uscita di nuovo alle 17:05. Indossava una felpa, dei pantaloni blu e delle scarpe bianche. Però Elaine quel giorno aveva detto a suo padre che sarebbe tornata a casa a riposarsi, in quanto l'indomani avrebbe dovuto partecipare ad un festival. Elaine, inoltre, in quell'occasione, appena fuori dalla sua porta d'entrata, tira fuori dalla tasca della sua felpa un cellulare. Un cellulare davvero diverso da quello che usa di solito, anche di vecchia generazione. Nessuno sapeva che Elaine possedesse due cellulari. Nessuno. Dopo una settimana dalla scomparsa di Elaine, la polizia torna sul luogo del ritrovamento della sua macchina. Quella è un'ampia zona boschiva che racchiude sia un cimitero che un parco. La polizia quindi perlustra i dintorni e mostra la foto di Elaine alle persone che incrociano, chiedendo loro se si ricordassero di averla vista all'incirca una settimana prima. In effetti, un uomo che è solito correre da quelle parti, quando la polizia gli mostra la foto di Elaine, la riconosce. Dice non solo di averla già vista da quelle parti, ma di averci anche parlato una volta per un momento. Elaine in quella situazione sembrava distratta e un po' triste, come se fosse angosciata. Stava passeggiando e l'ha fermato chiedendogli dove fosse il ponte ferroviario. L'uomo però non lo sapeva e quindi gli ha risposto: non ne ho idea, mi dispiace. Ricorda che Elaine è stata molto maleducata, in quanto gli ha fatto quella domanda, ha ascoltato la risposta e se n'è andata senza proferire parola, senza neanche ringraziarlo. Ed era da sola. Quel ragazzo si chiama Connor Guilfoyle ed è indubbiamente l'ultima persona ad aver visto Elaine viva. Però non ci sono altre prove o indizi. La polizia è convinta che Elaine si sia tolta la vita lanciandosi nell'oceano. E in effetti, col passare dei mesi, tutti si sono rassegnati a pensare a questa versione. Ma per i 13 mesi successivi, il nome di Elaine continua ad essere presente tra le persone scomparse. Poi ecco che arriva il 10 settembre del 2013. Nei pressi di un bacino idrico a circa 25 km, da dove Elaine è stata vista l'ultima volta, succede qualcosa. Due ragazzi stanno camminando e, in mezzo al bosco, tra le foglie, trovano uno zaino. Lo aprono e all'interno di questo zaino trovano delle catene, una benda per occhi, due cellulari totalmente zuppi, un collare e altre cosettine alla 50 sfumature di grigio. Lì per lì due ragazzi si sono fatti due risate. Quelli sono oggetti alquanto strani da trovare nei pressi di un bacino idrico, in mezzo per di più alla boscaglia. Quindi i due ragazzi lasciano lì lo zaino e, ridacchiando, se ne vanno. Però uno dei due ragazzi, un paio di giorni dopo, viene pervaso da un senso di inquietudine. Quindi torna a prendere lo zaino per poi portarlo alla polizia. L'agente James O'Donoghue esamina immediatamente gli oggetti all'interno di quello zaino. Guarda quei giocattoli birichini alla 50 sfumature di grigio, li asciuga. E in effetti pensa che quegli oggetti possano essere collegati a un qualcosa di misterioso e sinistro. Però c'è un problema, perché sul momento
Il detective non nota assolutamente i due cellulari presenti nello zaino zuppi d'acqua. L'agente Odogno comunque decide di mettersi all'opera. Prima di tutto sale in macchina, mette in moto e si dirige sul luogo del ritrovamento degli oggetti. Proprio dove l'altro uomo aveva trovato lo zaino, il detective nota tra il fango un qualcosa che luccica. Lo afferra e si rende conto che è un mazzo di chiavi. Il portachiavi di quel mazzo di chiavi è una tessera fedeltà di un supermercato. Ed è da quella carta fedeltà che la polizia scopre che quelle chiavi sono di Elaine O'Hara. Le chiavi che ha trovato il detective Odogno appartengono a una donna ormai scomparsa da diverso tempo, ossia Elaine. Di quella donna non si sa nulla da oltre un anno. Due giorni dopo, a 25 km da dove sono stati trovati i giocattoli birichini, la polizia riceve una chiamata da un'addestratrice di cani di nome Magli Verniei. La ragazza chiama la polizia, che si precipita sul posto rinvenendo parecchie ossa umane. Vengono inoltre prelevati anche dei vestiti ritrovati sulla scena del crimine. Il 13 settembre il detective Odogno bussa alla porta di casa O'Hara. Il detective comunica alla famiglia che Elaine non è venuta a mancare per suicidio, ma credono sia un omicidio. La famiglia di Elaine è incredula, mentre suo padre è davvero amareggiato, deluso. Ora che era appena riuscito a far pace con l'idea che sua figlia si fosse tolta la vita, ecco che si presenta quella gente a dirgli esattamente l'opposto, dopo ben un anno di indagine totalmente bloccata. La notizia della dipartita di Elaine porta un'ondata di terrore su tutta la nazione. E a questo punto iniziano le ricerche per trovare il colpevole, in quanto c'erano stati ben due punti diversi di svolta in due punti diversi della nazione. Da una parte c'erano i resti di Elaine, dall'altra i suoi averi. I detective quindi rimettono mano sulle cose rinvenute di Elaine, su quello zaino, e finalmente notano i due cellulari. Quei telefoni sono stati per un anno sott'acqua, quindi potrebbero essere guasti. Ma la polizia prova comunque ad ottenere qualche risultato. Un agente si rende conto che uno dei due telefoni sembrava proprio quello che Elaine teneva in mano il giorno della scomparsa. Quindi l'agente cosa fa? Collega il telefono al computer e riesce ad accenderlo, accedendo quindi anche a tutti i messaggi. Ed è così che la polizia scopre un qualcosa che nessuno immaginava potesse neanche esistere in quel caso. Dai messaggi di testo trovati in quel telefono emerge che Elaine aveva una relazione alla 50 sfumature di grigio alquanto spinta con qualcuno. La persona con cui Elaine aveva una relazione chiaramente aveva controllo su di lei. E infatti, sulla rubrica, quell'uomo si chiama Master, che vorrebbe dire padrone. Gli agenti leggono quei messaggi e piano piano creano effettivamente la storia di Elaine e del suo segreto. La donna stava vivendo da anni una relazione alla 50 sfumature, sì, ma con un uomo sposato. Elaine aveva accennato di striscio anni prima ad una sua amica che effettivamente stava frequentando un uomo sposato che non la trattava molto bene. Ebbene, il non essere trattata troppo bene può esserci a livello relazionale e in intimità, in determinate situazioni. Se la cosa è così sia in camera da letto che fuori, quella non è una relazione un po' estremina, bensì è violenza domestica. Le amiche di Elaine sostengono che tutto ciò che è saltato fuori da questa storia non rappresentava assolutamente la donna che conoscevano loro, la loro amica. Io invece ho cercato un minimo di immedesimarmi in Elaine. Solitamente le persone che intraprendono questi tipi di relazioni lo fanno per un motivo: il controllo. Anzi, più precisamente, lo fanno per cedere il controllo. E attorno a questa parola, ossia il controllo, possiamo trovare tutta la vita di Elaine. Elaine ha perso il controllo nella sua vita tantissime volte. Elaine ha perso il controllo da piccola, a 16 anni, quando ha tentato di farla finita. Ha perso il controllo quando sua madre è venuta a mancare. Ha perso il controllo delle spese a causa dei suoi problemi di salute. Spesso, se una persona in una situazione del genere sente il bisogno di cedere il controllo a qualcuno, almeno in un ambito, ossia quello amoroso, in quanto sente di non farcela. C'è anche l'altro lato della medaglia, però, che a mio parere è decisamente più sano. Alcune persone traggono piacere da questo tipo di relazioni principalmente perché hanno troppo controllo. Non è raro che una donna agiata, ricca, imprenditrice, in ambito amoroso, ami questa pratica. A quanto ne so, questo è il concetto su cui si basa il tutto. Ovviamente non sono una massima esperta, ma un minimo mi sono informata. Però, se ho detto qualcosa di errato, vi prego di farmelo sapere qui sotto nei commenti. In ogni caso, i messaggi che i detective leggono sul telefono di Elaine sono alquanto spinti. Alcuni li trovano esagerati, ma qui il problema è un altro. Perché il master, in questo caso, vuole fare violenza, del male e colpire donne per pura gratificazione birichina. I detective riescono a risalire a dei messaggi davvero vecchi, in quanto quel telefono di Elaine era dedicato solo al suo master. Mentre, indovinate, il secondo telefono trovato appartiene proprio al master. Gli agenti in pratica avevano già in mano due cellulari con cui incrociare le conversazioni per riuscire a comprendere tutta la storia, e in effetti è proprio quello che hanno fatto.
La polizia quindi scopre che all'incirca un anno prima della scomparsa di Lane, quindi nel 2011, la relazione tra la donna e il master si era intensificata parecchio. In questo caso si può notare come quell'uomo la mettesse continuamente sotto pressione. In qualche modo la costringeva a continuare la relazione anche se Lane voleva staccarsi. Lui, il master, era arrivato più volte a pregare Lane in ginocchio di non lasciarlo, perché lui avrebbe lasciato sua moglie, avrebbero fatto un figlio insieme e si sarebbero amati a loro modo alla luce del sole. E quell'uomo, per quanto potesse usare una scusa assurda, toccava proprio un punto debole di Elaine. Lavorava con i bambini e ovviamente avrebbe voluto avere un figlio. Dai messaggi però si nota che il master faceva pressioni su Elaine anche per un altro motivo, ossia l'uomo voleva far fuori qualcuna. Gli agenti a questo punto ipotizzano che Elaine non sia riuscita a trovare una vittima, ecco perché il master l'ha tolta di mezzo. Però la domanda che più rimbomba nella testa dei poliziotti è: ma chi diavolo è questo uomo? A questo punto i detective si ritrovano a rileggere di nuovo i messaggi alla ricerca di qualche indizio. La polizia finalmente trova una pista da seguire e scopre ben presto che il master ha comprato il cellulare a Grafton Street, una delle strade più note e animate di Dublino. Quando il master ha fatto quell'acquisto ha fornito un nome e un indirizzo al venditore, ma ha dichiarato di chiamarsi Gawn Castle. Nei controlli della polizia non è stato trovato nessuno con quel nome. Ma un uomo con un nome effettivamente somigliante c'è. Si chiama Gordon Kiddle. Gordon quindi viene chiamato in centrale e il detective appena entra nella sala interrogatori lo incalza subito, dicendogli: dai, ammettilo, parla, ti piace il sangue, vero? Ti piacciono le cose estremine, ammettilo! L'uomo lo guarda e appare alquanto confuso. L'uomo risponde: ma sta scherzando, quella cosa è da malati! Tra parentesi, non è vero, non è vero, non è vero. Ok, questo tipo di pratica non è da malati. No. L'uomo comunque dice: qualsiasi cosa voi stiate cercando non la troverete da me, perché non sono l'uomo che cercate. Ed in effetti quell'uomo non sapeva nulla di Elaine, ma neanche dell'indagine in corso. Aveva addirittura un alibi ben solida. A questo punto la polizia si rende conto che è di nuovo ad un punto morto e quindi torna ancora sui messaggi di testo. Questa volta i detective si concentrano sui messaggi che l'uomo segreto, ossia il master, ha mandato ad Elaine per praticamente anni interi. E in effetti i detective trovano degli indizi per scoprire la sua identità. Infatti, in una conversazione risalente alla primavera del 2012, l'uomo contatta Elaine e le scrive: il lavoro mi fa impazzire, ma niente di grave, non mi lamento. È nata una bambina bellissima mentre io e te stavamo assieme. Si chiama Mev. Quindi, quest'uomo prima prometteva ad Elaine un figlio. Nel frattempo, però, procreava tranquillamente con sua moglie, che, mentre stava in sala parto, manco aveva vicino suo marito perché era troppo occupato a fare le cose alla 50 sfumatura di grigio con Elaine. Boh, senza parole. I detective quindi sono riusciti a risalire a tutte le bambine nate il giorno indicato nel messaggio inoltrato dall'uomo, col fine ovviamente di restringere di parecchio il cerchio. I messaggi continuano perché poi l'uomo ha scritto ad Elaine che era arrivato quinto ad una competizione di volo, quindi era un pilota. I poliziotti a questo punto fanno una ricerca incrociata tra le licenze di volo e i bambini nati quel giorno, ma non trovano alcun risultato. I piloti, in effetti, non fanno mai gare, quindi i detective sono molto confusi. Non sanno che pensare. Non riescono a capire esattamente cosa devono mettere a fuoco, perché lo sanno che gli sta sfuggendo qualcosa di essenziale. Gli agenti quindi parlano tra di loro per venirne a capo. E un agente dice ad alta voce: ma se non si parla di un pilota, che tipo di volo ha fatto? Un altro detective a questo punto dice: ma se in realtà si trattasse di modellini di aerei radiocomandati, si è accesa la lampadina. La polizia quindi ha fatto una ricerca incrociata tra tutti i membri del club di volo, cercando un uomo sposato con una figlia e che avesse vinto il quinto posto in una competizione di volo. E in effetti la polizia trova quell'uomo sposato che ha vinto il quinto posto ad una competizione di volo in un club vicino al luogo dove era stato ritrovato lo zaino con all'interno i giocattoli alla 50 sfumature e i cellulari. Quell'uomo era anche padre di una bambina che era nata lo stesso giorno in cui aveva mandato il messaggio ad Elaine. L'hanno trovato, è lui. Arriva ottobre 2013 e i detective bussano alla casa di una famiglia, ossia i Dwyer. La porta la apre la moglie inizialmente, ma i detective chiedono alla donna di parlare con Graham Dwyer, ossia un architetto. Davanti alla moglie di Graham, incredula, il detective scandisce: abbiamo un mandato d'arresto per l'omicidio di Elaine O'Hara. Graham, a vederlo con un occhio disattento, non sembrerebbe affatto una persona sospettata per un crimine simile. Graham è un uomo di 41 anni, fa l'architetto e vive a Dublino, in un quartiere, peraltro, alquanto per bene. Il ragazzo si era trasferito a Dublino all'inizio degli anni 90 per frequentare il college. Poi si era sposato con una sua collega, Gemma, da cui aveva avuto due figli. I coniugi erano addirittura apparsi in un giornale locale
perché avevano ristrutturato in un modo un po' particolare un cottage. Graham sembra il classico uomo della porta accanto. È davvero lui colpevole? Gli investigatori ovviamente hanno sequestrato i suoi computer personali e professionali, così come tutti i suoi dispositivi elettronici. Graham viene quindi portato in centrale a Dublino e viene interrogato. Il detective va subito al succo della questione e chiede a Graham di vuotare il sacco su Elaine O'Hara. Graham inizialmente sostiene di non conoscerla, ma i detective ben presto gli piazzano davanti al naso i filmati dell'appartamento di Elaine in cui si vedeva benissimo il suo bel faccino. Di conseguenza a questo punto Graham cambia versione. Graham quindi dice, beh, sì, la conoscevo in realtà. L'avevo conosciuta in un sito web. Il detective chiede se quel sito è un sito alla 50 sfumature di grigio e Graham annuisce. Graham inizialmente ha detto che tra i due c'erano stati solo degli scambi di email, niente di più. Quando ha appreso la triste notizia ha pensato si fosse semplicemente tolta la vita. Il detective non è che ci creda molto, ma Graham insiste e dice «Non l'avevo mai vista di persona, lo giuro, ci siamo solo scambiati qualche email ed io cercavo solo di aiutarla». Il detective voleva dare a Graham la possibilità di essere sincero, di dire la verità almeno in quella circostanza. Poi però si scoccia, lo guarda con sufficienza e gli dice «Quindi lei mi faccia capire ha sentito Elaine solo tramite email?» «Sì, eh? Peccato che abbiamo una serie di messaggi che indicano». L'esatto contrario. Graham a quel punto fa una faccia confusa perché sa benissimo di che messaggi parla la polizia. Però lui pensava di essersi liberato dai cellulari. Li aveva immersi in dell'acqua, insomma. Com'era possibile che i detective li avessero? O che avessero recuperato i dati all'interno di quei telefonini? Il detective quindi inizia a recitare un messaggio che Graham ha inviato a Elaine parecchio inquietantello. Graham scrive ad Elaine. Voglio usare un coltello su di te mentre sono su di giri. Come adesso. Il sangue mi fa andare su di giri e vorrei usare il coltello contro una ragazza fino a toglierla di mezzo. Graham a questo punto tenta di dire ai detective che si sbagliano, che è un errore, che è un equivoco. Ma i detective gli dicono che è tutto inutile, perché il cellulare con all'interno messaggi di anni e anni era il loro possesso. I detective avevano già letto tutto e di base quello che non avevano letto se lo erano immaginato, senza neanche poi così tanta fatica. Quindi, di base, i detective dicono a Graham che è inutile che insista, perché sanno già qual è la verità. Ma Graham continua a rispondere, avete capito male, io volevo solo aiutarla. Il detective a quel punto lo guarda in faccia e con tono di sfida gli dice, ha mai fatto fuori qualcuno? Graham insiste dicendo, no, perché dovrei farlo? Ho una famiglia, ho una carriera, vi state sbagliando. Il detective però non è convinto e quindi Graham rimane sotto custodia. Mentre la polizia scava ben bene nel suo passato. Graham Dwyer è nato il 13 settembre del 1972 a Brennan, una città nella contea di Cork, in Irlanda. Graham ha tre fratelli e appena finito il liceo si è trasferito a Dublino all'inizio degli anni 90 più o meno, col fine di studiare architettura. A questo punto Graham avvia in effetti la sua prima relazione stabile ed è proprio da qui che partono i detective. I detective partono con Graham dalla sua prima fidanzata, ossia Emer McShee, che era rimasta anche incinta. Tuttavia Emer, interrogata dai detective, confida per la prima volta che quell'uomo era davvero, ma davvero inquietante. La ragazza racconta che in un'occasione si stavano baciando e l'uomo aveva tirato fuori questo coltello dicendo «Ehi, potremmo rendere le cose un po' più piccanti». Con un coltello? Ebbene sì. A Graham piace ferire le donne con un coltello mentre è alla massima emozione. Ci siamo capiti. Ma Emer questa pratica non andava assolutamente bene. Non voleva prestarsi a farla e ha detto onestamente aveva anche un tantinello paura. La ragazza quindi in quell'occasione ha detto a Graham «Senti, va bene, se vuoi mettilo vicino al comodino, ma non ti avvicinare con quel coso a me, non lo voglio neanche vedere di striscio, non ci provare, non mi piace». Il punto però è che Graham, quel cavolo di coltello, era solito portarselo dietro praticamente sempre quando stavano in camera da letto, sempre. Arriva però un giorno in cui Emer si rende conto che, mentre stanno facendo cose, Graham quel coltello lo impugna letteralmente. Di conseguenza lei si era spaventata a morte. I due avevano litigato e il rapporto aveva iniziato a sfaldarsi. La donna si è allontanata da Graham mano a mano, a livello intimo, sempre di più. Fino a quando arriva il 1996, anno in cui i due si lasciano. Il punto è che Graham non ha assolutamente smesso di essere inquietante. Infatti, a storia finita, l'uomo ha iniziato a inseguire Emer e a minacciarla. Con quest'altra testimonianza, i detective ritornano a casa di Elaine, con la speranza di trovare qualche altra prova contro Graham. Ebbene, i detective vanno in camera da letto di Elaine, sfilano tutte le lenzuola e guardano il materasso e si rendono conto che quel materasso ha davvero parecchi tagli, parecchie incisioni. Ma oltre a questi tagli, i detective trovano sul materasso del liquido, derivato dall'estrema emozione di Graham. Hanno fatto il test del DNA e
Combacia, l'hanno trovato. È lui. Nonostante tutte queste prove, che per carità di fatto sono circostanziali, Graham continua a dichiararsi innocente. Però, a questo punto, arriva il suo computer. In quanto in alcune cartelle, i detective hanno trovato all'incirca 30 video in cui Graham parla davvero come se fosse un master. Anche se, a guardare quei video, ragazzi, io non vi mento, sembrano dei videoblog. Tra i 30 video ne spicca uno, in cui l'uomo è da solo, ha addosso una maschera di latex e ha il petto nudo. Graham si passa il coltello sul petto per incidersi la pelle. Peccato che poi si sia scoperto che quello nel video era solo ketchup e che quel video era tutta una montatura, assolutamente. Graham non si era mai ferito. In mezzo a quei 30 video, i detective trovano anche altri 4 video in cui Graham faceva cose con 4 donne diverse. Ebbene, lui durante la sua massima emozione le feriva con un coltello. E la ragazza più presente in questi video è proprio Elaine. Sembrava che Graham avesse letteralmente 2 personalità ben distinte: l'architetto brillante, l'uomo di famiglia. E poi ecco che aveva anche questo lato oscuro. I detective, apprese queste nuove prove, continuano a torchiare Graham, che alla fine finalmente ammette che lui ed Elaine in effetti avevano una relazione. Era ora. Però Graham aggiunge che lui ed Elaine non aveva fatto nulla di male. L'uomo di conseguenza continua a dichiararsi innocente anche dietro le sbarre. Ma la moglie, a seguito delle nuove scoperte, lascia il marito. Giustamente, oserei dire. Quando Graham affronta il processo, il caso finisce su tutte le prime pagine. In pratica quel caso lo conoscevano tutti. Quello, di fatto, era il processo più incredibile che la nazione avesse mai visto, perché Graham, di fatto, aveva una bella vita, era un uomo benestante, con una bella casa. Di conseguenza è assurdo abbia commesso un crimine tanto atroce. Nonostante le prove siano circostanziali, la polizia crede di riuscire a ricostruire cosa sia successo ad Elaine O'Hara. Per far passare che la donna si fosse tolta la vita a causa della sua depressione, Graham ha approfittato del giorno in cui è stata dimessa dall'ospedale psichiatrico dopo il suo crollo. Dopodiché le aveva ordinato di lasciare a casa il cellulare che tutti conoscevano, così come la sua borsa. Graham le ha detto che si sarebbero incontrati al cimitero, ma che la ragazza avrebbe dovuto parcheggiare la macchina al parcheggio del cimitero per poi proseguire a piedi. Le indicazioni ovviamente gliele avrebbe fornite lui. Ecco spiegato il motivo per cui Elaine quel giorno ha fermato Connor Guilfoyle per chiedergli indicazioni. Elaine si era persa. Elaine in ogni caso riesce a trovare il posto, arriva a destinazione. Graham la abbraccia da dietro, si appartano nei dintorni boscosi ai piedi delle Dublin Mountains e poi l'uomo corona il suo sogno, usa il coltello contro di lei. Al processo è emerso che Graham, una settimana prima che Elaine sparisse, le aveva chiesto se qualcuno era a conoscenza della loro relazione. E lei gli aveva assicurato che nessuno ne era a conoscenza. È stato a quel punto che Graham ha deciso di colpire. Graham, dopo aver colpito, ha guidato fino ad un'altra contea, dove sapeva di trovare un bacino idrico perché era vicino al suo club di volo. Ha buttato quindi lo zaino con dentro tutti i giochini alla 50 sfumature di grigio e i 2 telefoni. Che io mi chiedo, ma perché le devi buttare i 2 telefoni? Perché non li spacchi? Perché non ci salti sopra se vuoi nascondere le tue tracce? L'uomo, facendo questa cosa, sperava che tutti i suoi segreti sarebbero rimasti nascosti. D'altronde, chi mai sarebbe andato a recuperare quello zaino in mezzo a quel bacino idrico? Ebbene, tutti questi indizi sono stati trovati perché in Irlanda quell'anno aveva piovuto poco. Graham comunque è convinto che è tutto a posto, sia tutto sistemato, quindi lancia via questo zaino, torna a casa da sua moglie, come se nulla fosse. Il giorno dopo si alza e va a lavorare, riprende la sua vita normalmente. Nonostante le prove incredibili, sempre circostanziali, Graham continua a definirsi innocente. Addirittura Graham era convinto di essere assolto. Di conseguenza se ne stava lì, seduto in tribunale, come se fosse tutto normale. Pareva quasi che gli venisse da ridere che fosse allegro. Durante il processo, una donna americana di nome Darcy Day testimonia contro Graham. La sua storia è molto simile a quella di Elaine. L'ha conosciuto su internet. Ha notato che era un tantinello inquietante, quindi l'ha lasciato per tempo. Questa donna si è salvata ed ha potuto raccontarlo. È a questo punto che Graham è arrossito ed ha iniziato ad apparire un minimo preoccupato. Sono prima tranquillo come un impiegato alle poste. Dopo 40 giorni di deposizioni e 7 ore di discussione, il 27 marzo del 2015, la giuria finalmente giunge a un verdetto unanime. Graham Dwyer è colpevole e viene condannato all'ergastolo. Questo caso, ragazzi, onestamente mi ha colpito parecchio perché non mi aspettavo andasse così. Mentre approfondivo, devo dirvi la verità, ho scelto di raccontarvelo anche per il modo in cui Elaine nasconde la sua relazione, che andava avanti da anni. E a mio modesto parere, Elaine non nascondeva la relazione solo perché stava con un uomo sposato, ma perché con quell'uomo ci faceva le cose birichine alla 50 sfumature di grigio. Le sue amiche si sono espresse in modo chiaro su cosa hanno pensato dopo aver scoperto quei messaggi che si scambiavano Graham ed Elaine. Tralasciando ovviamente le cose illegali, io credo che Elaine in questo caso fosse un po' fragile
continuasse ad essere trascinata da questa storia, non riusciva a liberarsi di Graham, perché ogni volta che lei provava ad allontanarsi, lui trovava una scusa tipo quella dei bambini per non farsi lasciare. Ed è in questo modo, secondo me, che Elaine è rimasta intrappolata in questa storia senza neanche rendersene conto per anni. Elaine, a mio parere, è stata trascinata in questa storia anche a causa delle false promesse e delle illusioni. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video, ma voi cosa ne pensate della storia di Elaine O'Hara? L'avevate già sentita prima? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.